Lei ha fatto, Presidente Amici, riferimento al referendum poc'anzi. Non posso che condividere il suo auspicio, quello che il confronto si svolga sul merito della riforma sottoposta al voto popolare, perché l'elettorato si esprima con piena consapevolezza nella sua sovranità. Se posso dirlo, in queste settimane, talvolta, a proposito della data del cosiddetto spacchettamento, mi è parso di assistere a discussioni un po' surreali, quasi sulla scia della caccia ai Pokémon. Si è detto che vi sarebbe stato uno spostamento della data di celebrazione del referendum. Qualcuno ha anche invitato perentoriamente a comunicarne la data. La data del referendum non è stabilita per il semplice fatto che non è ancora possibile farlo. La procedura per il referendum è regolata dalla legge. E l'iter per la fissazione della sua data può essere avviato soltanto dopo che la Corte di Cassazione avrà comunicato quali sono le richieste ammesse al referendum. La Cassazione, che ha il compito di valutare la regolarità di queste richieste, ha, secondo la legge, tempo fino al 15 agosto per fare questa comunicazione. Fino a quando non vi sarà questa comunicazione, la procedura per fissare la data non può partire. Si è parlato anche di discussioni tra le forze politiche su uno spacchettamento della domanda referendaria. Va forse chiarito che a quel riguardo le forze politiche non avrebbero avuto alcun potere, né alcuna possibilità di discuterne, così come non avrebbe avuto neanche il Capo dello Stato. Infatti, a fronte di una richiesta, laddove fosse stata, soltanto la Corte di Cassazione avrebbe potuto decidere sulla formulazione dei quesiti. E rigorosamente in base a valutazioni giuridiche e non a considerazioni politiche.